decima edizione di Young About 2016, un'edizione ricca come sempre di film, di anteprime e soprattutto di incontri, un'edizione che si allarga, un'edizione metropolitana, addirittura regionale, perché per la prima volta dopo 10 anni usciamo da Bologna, sono tante le sale che ci ospitano a Bologna e arriviamo a Casalecchio di Reno, alla biblioteca, alla Casa della Conoscenza e a Parma al Cinema Edison. Avremo quindi molte repliche anche fuori Bologna. Il Festival Young About avrà una sua apparizione anche a Parma, che speriamo sia la prima di una lunga serie. Questo è un festival che riteniamo abbia tutti i requisiti per crescere. È il festival principale in Emilia che si rivolge direttamente alla fascia giovanile, mostrando film sui ragazzi. Come Kinodromo siamo contentissimi di collaborare per la nostra terza volta con il Festival Young About e con l'associazione Gli Anni in Tasca. Quest'anno ospiteremo 2 lungometraggi, 2 film bellissimi, Young Tiger e 14 Plus, un film francese e un film russo. Del film russo avremo l'onore di ospitare anche il regista, che potrà fare un incontro in sala prima della proiezione con il suo pubblico e parlarci di come è nato il film. 14 Plus è un film che parla di una storia di amore all'interno di un contesto periferico sovietico, dove però diciamo c'è ancora spazio per la crescita di sentimenti puri e anche di un po' di poesia. Famiglia di Onti, un film brasiliano surreale, poetico. Il regista Alan Minias verrà dal Brasile per presentarlo. Il giorno 8 marzo ci sarà Aurélie Laflamme, una prima italiana, tratto da un libro per adolescenti che in Canada, a Montreal, ha fatto molto successo. E poi dopo, via via, i giorni successivi avremo altri titoli: Young Tiger, X più Y, 14 Plus, Beatles, un altro film molto interessante. La particolarità di questo film sono tutti ragazzi protagonisti che si rivestono capelli a caschetto, abiti da Beatles. Questa partnership tra Young About e Kinodromo è una partnership in cui noi crediamo molto. Permette di mescolare 2 pubblici diversi, come il pubblico di Kinodromo e il pubblico di Young About. Paolo Benvenuti, che è regista ospite di questo festival da prima all'ultimo giorno. Benvenuti riceverà il premio Vassallo venerdì 11 in sala Tassinari a Palazzo D'Accursio a Bologna. Speriamo che il festival continui a crescere, il Festival Young About, che continui a portare sempre più in giro dei film internazionali, li faccia attraversare le frontiere e si apra a un pubblico sempre più ricco, sempre giovane, pieno di curiosità, e che si faccia protagonisti per il futuro, per i festival di domani.